Fabio Gilato, l'artista del ferro, come nasce la sua passione? Da una forte sofferenza e dalla capacità di abbandonarsi e di connettersi col creato. È tutto là il segreto. Ho vissuto per 40 anni una vita normalissima, poi in seguito a una malattia scopro invece che c'è tutta un'altra vita, che io ho sposato e così nasce. Questa sua storia è diventata adesso un film, come si sente? Ma emozione pura, soddisfazione, mi sento onorato, mi sento grato, perché tutto quello che ho fatto, innanzitutto mai e poi mai avrei pensato di arrivare anche al cinema. E invece si è creato questo rapporto bellissimo che coinvolge anche quest'arte cinematografica che è magnifica. Poi il film diretto da Francesco Nava, col quale siamo diventati molto amici, è stata un'avventura bellissima, unica. Spero di non farne mai più, perché secondo me questa è la cosa più bella che mi sia capitata e voglio restare così, unica, nella sua unicità. Lei il film l'ha visto, com'è stato rivedersi? Io l'ho visto per la prima volta a Torino, al Torino Film Festival, sì. E dopo la selezione abbiamo avuto la fortuna di essere stati selezionati nel Torino Film Festival 40. E niente, ho rivissuto tutte le tragedie, tutte le soddisfazioni, tutta l'energia e tutta la potenza che il creato mi ha trasmesso e che voglio trasmettere a voi tutti, perché tutto quello che io ho provato a 40 anni, e questa è la cosa, il messaggio che voglio dare, è che tutti noi abbiamo questa potenza, questa energia e questa capacità di realizzare i sogni. Io sono adesso a 22 opere e non ce n'è una che io non ho sognato. Quindi io posso certamente dire a 17 anni, dal mio inizio artistico, diciamo, che io realizzo i sogni. Io li ho realizzati, ne ho le prove. Io sono un testimone che i sogni si realizzano. La Via del Ferro, un film sull'artista del ferro Fabio Pilato, com'è nata l'idea? L'idea è nata dal produttore Arturo Murano. Arturo frequenta le profondità del mare da tanto tempo perché ama immergersi e esplorare le profondità del mare, fa attività subacquea e quindi frequenta i pesci da tempo. E i pesci lo hanno portato ad un altro grande frequentatore delle profondità del mare che è Fabio Pilato, che ha scoperto il ferro, come vedrete nel film, 16 anni fa, grazie ai pesci dello stretto di Messina. Ma il rapporto con Fabio e con le creature del mondo marino è un rapporto simbiotico che Fabio ha sempre avuto fin da bambino. E Arturo e Fabio hanno portato a me questa esperienza. Per me è stata una presa di coscienza, è stata la prima volta che affrontavo, non solo come autore, ma anche come persona, le profondità dello stretto di Messina. E le profondità del nostro mare mi hanno portato la conferma che tutto è uno. Non c'è distinzione tra il mio corpo, il tuo corpo, il nostro corpo e il corpo dei pesci, così come non c'è distinzione tra il nostro corpo e il corpo delle nuvole, del cielo, del mare, insomma di tutto il creato. Se l'uomo recuperasse questa coscienza, questa consapevolezza, tutto ritornerebbe ad un'armonia che io mi auguro sia appunto la strada che ci riconduca all'uomo e ci riconduca alla bellezza e alla perfezione universale. Ringrazio Arturo, il produttore, e Fabio Pilato ad avermi invitato a raccontare questa storia, perché non è stata solo l'occasione di realizzare un film interamente a Messina, prodotto e realizzato interamente a Messina con un cast artistico messinese, ma è stata anche la possibilità appunto di portare questa storia, andare in un luogo, in un palcoscenico internazionale importantissimo come il Torino Film Festival. A proposito del Torino Film Festival, come è andata la proiezione? Che ricezione avete avuto? Il film era in concorso nella sezione cortometraggi italiani e ha ricevuto un applauso fortissimo da tutto il pubblico presente in sala, che era presente appunto per vedere e assistere a tutti gli altri cortometraggi in concorso. E, è stato importante essere lì perché è stata la conferma che l'energia dello stretto di Messina e la nostra identità va oltre il nostro luogo, ha una forza universale, una forza non solo a livello di energia, e la storia di Fabio Pilato e le sculture in ferro di Fabio Pilato ci trasmettono tutta questa energia, ma anche una forza narrativa. E, io ho scoperto attraverso Fabio Pilato, ho ricordato attraverso Fabio Pilato i versi di Omero nell'Odissea, ho ricordato le poesie di Maria Costa, ho ricordato l'Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo,
dal nostro mare sono passati poeti, filosofi, esploratori, noi lo viviamo quotidianamente, spesso non lo guardiamo nel modo giusto. Ecco, questo film è un invito a guardare lo Stretto di Messina e il mare nel modo giusto.